non me ne fotte quanto resta. Quel pechegno ci ha provato con Elisa Esposito, la prof del corsivo. Come avrete visto da questo breve spezzone preso da uno dei suoi ultimi TikTok, con quel pechegno in sottofondo, lei Elisa fa intendere che un personaggio ci ha provato con lei in modo viscido, personaggio appunto che prima era il suo idolo. La chiave per capire però chi è questo personaggio la troviamo innanzitutto in questo commento, che non fa riferimento a nessun nome in particolare, dando per scontato che siccome nel video c'è il sottofondo la canzone di Gue, si tratta appunto di quest'ultimo. E dalla risposta di Elisa, che non vede nessuna smentita, si fa pensare che anche lei si riferisca allo stesso personaggio. Inoltre c'è stato anche un video di spiegazioni dove la Elisa ha detto che non potrà mai far vedere gli screen, perché chiaramente sarebbe divulgazione di conversazione privata, che è un reato ed è querelabile. Ma ha rafforzato la tesi spiegando che si tratta di un personaggio adulto. Quindi tutti gli indizi riportano a Gue, però c'è chiaramente la possibilità che non sia lui o che addirittura si sia inventato tutto quanto per fare hype. Ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, quindi lasciatemi un commento qui sotto se secondo voi si tratta di Gue oppure no. Noi ci vediamo in un prossimo video in linea allo studio.